Sì, assolutamente. Diciamo che dobbiamo guardare gli aspetti positivi in questo momento dove noi stiamo cercando di costruire delle fondamenta da zero. Quindi dobbiamo essere in grado di avere la giusta dose di pazienza, anche se poi nel calcio la pazienza è sempre cioè, ha un limite, però credo che vadano analizzate le cose buone, i passi avanti che sono stati fatti, perché poi dobbiamo avere fiducia in quello che stiamo facendo e questo magari questo risultato, ma il risultato a me interessa relativamente, interessava una prestazione di un altro spessore, soprattutto dal punto di vista caratteriale, rispetto a quelle espresse ultimamente. E quindi credo che da quello poi può nascere anche un aspetto tecnico, ma conoscendo anche il girone, le situazioni che andremo ad affrontare e a trovare nel girone C, la cosa primaria è un aspetto mentale, caratteriale di una squadra che deve essere solida, deve essere pronta alla battaglia su ogni campo, dove magari l'aspetto tecnico passa in secondo piano e ci sono molte partite sporche, e allora diventa fondamentale che uno sia in grado di essere prima di tutto lottatore. Poi se in aggiunta tira fuori la qualità che uno può avere, è un di più e aiuterà sicuramente ad ottenere risultati. Ma noi stiamo lavorando principalmente sull'aspetto mentale e caratteriale di una squadra che deve essere comunque il più propositiva possibile, e questo da allenatore in questo momento è una frase abusata, però deve essere una squadra che squadra, soprattutto, deve essere squadra in ogni situazione, e questa è la cosa più difficile, soprattutto quando si parte con una rivoluzione che ha praticamente azzerato le squadre precedenti. Io faccio due considerazioni e poi lascio il microfono ai colleghi. La prima, senza voler parlare di mercato, perché poi ci penserà la società negli ultimi 3 giorni, è apparso evidente, al di là dell'aspetto qualitativo e tecnico della giocata, la continuità alla manovra che ha dato Marco Delle Monache nel secondo tempo, e se ci dà una battuta, una considerazione sulla regina. Grazie. Allora, Marco è un ragazzo che ha bisogno del suo tempo per crescere, sbagliare, giocare. Arriva da un mese ormai di inattività, o quasi, perché dopo l'ultima amichevole nel ritiro, quindi si parlava del 27 di luglio, ha avuto qualche problemino di infiammazione al ginocchio, per cui diciamo che è rientrato da una settimana. Al di là di questo, è un giocatore che va gestito, aspettato, è un giocatore che comunque se meriterà. Io lo considero come gli altri, non mi interessa l'età, mi interessa che sia funzionale a quello che è l'obiettivo di questa squadra. E in più ha delle qualità tecniche che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi io credo che lui debba sicuramente avere la possibilità di sbagliare e di crescere con i tempi giusti, e poi se meriterà di giocare rispetto anche a chi è un po' più esperto di lui, non ci saranno sicuramente problemi, ma poi è il campo l'unico giudice insindacabile, o comunque la mia coscienza, il mio modo di vedere calcio. Quindi questo, perché poi è sempre differente da allenatore a allenatore, da persona a persona, il modo di intendere e vedere il calcio. Per quanto riguarda l'Avellino, non dico che più o meno come noi, nel senso che ha effettuato una rivoluzione simile alla nostra nel parco giocatori, è arrivato un allenatore che conosco bene, che stimo tanto, come Roberto Taurino. È una squadra che ha la volontà di fare sempre bene nel campionato, con una città alle spalle. Mi sembra di vivere un po' le stesse situazioni simili a Pescara, no? Quindi città importante, storia, blasone, e voglia di ripartire con un, chiamiamolo progetto, per modo di dire, visto che poi anche questa è una parola molto abusata nel calcio, però per chiarire il concetto, con una nuova ventata di entusiasmo per ripartire. Quindi sicuramente è una squadra che ha dei valori. C'è la percezione che la squadra stia un po' indietro forse rispetto a quella che era la tabella di marcia. Adesso mancano 4 giorni per il mercato, domenica però è campionato. Sì, Può fare un
Diciamo che questi sono momenti, sono periodi dove le incognite sono sempre molto più che le certezze. Quindi anche nelle prime giornate di campionato poi l'episodio può portare ad una prestazione diversa da quello che ci si aspettava. E, è chiaro che credo che il lavoro ti dia certezze, il lavoro ti dà fiducia, soprattutto il risultato del lavoro, se si vede, ti permette di acquisire questa sicurezza da portare in campo. Chiaro che a oggi abbiamo degli ampi margini di miglioramento, su questo è evidente. La cosa, come dicevo prima, non possiamo basarci solo ed esclusivamente sugli aspetti negativi, su cui comunque dobbiamo lavorare e lo sappiamo quello che abbiamo da fare o possiamo fare di meglio, però è ancora, diciamo, prematuro dare dei giudizi, ma ci basiamo poi quando ci sarà il calcio d'inizio, probabilmente anche gli aspetti della pressione mentale, di come si affronta una gara, incideranno in modo diverso rispetto a un amichevole. Ma noi abbiamo tanto, come dicevo, abbiamo ampissimi margini di miglioramento. Una pillola, considerando quello che ha detto, insomma, c'è un inizio di campionato, guardando le prime partite, non è un inizio di campionato semplice, si aspettava forse un inizio più soft. No, il calendario non lo faccio io. Diciamo che se la mettiamo così, permettetemi una battuta, che quando magari una formazione non è nelle migliori condizioni, trovare quelle forti subito può essere un vantaggio. Quindi non so se magari anche gli altri la pensano così nell'affrontare il Pescara. Sì. Ma io credo che la flessibilità possa essere un vantaggio, ma la cosa primaria è cercare di mettere più giocatori possibili a loro agio per le caratteristiche. Di trequartisti diciamo che abbiamo visto che non ce n'erano come era nella mia mente iniziale, per cui abbiamo delle Monache, abbiamo Chiarella, abbiamo anche lo stesso Cupone che lo ha fatto, e allora magari capire qual è il vestito migliore per una squadra è compito dell'allenatore. Quindi magari le premesse o le idee per un mercato, magari pillola che poi non è andato come inizialmente si pensava, allora poi ci porta a fare qualche variazione che però non snaturi completamente tutto il lavoro. C'è una base di 4 più 3 e avevamo sempre detto, in base anche a quello che il mercato ti può offrire, là davanti bisogna poi lavorare su quello che effettivamente sarà. Ma è stata comunque un'avversaria che ha un'idea, vuole anche lei trovare un'identità di gioco. Il mister è un assiduo sostenitore della costruzione del fraseggio, ha molti giovani, quindi magari aveva anche qualche assenza. Come tutto in questo momento, dare un giudizio è o rischioso, perché magari nel parlare nel senso positivo si rischia poi di fallire, ma anche nell'aspetto negativo. Quindi come tutti hanno bisogno di crescere e soprattutto di completare. Parlavo appunto con il mister, aveva due assenze che potrebbero avere un peso importante all'interno dell'economia del gioco. E quindi diciamo che è una squadra che potrà fare bene, soprattutto se assimilerà i concetti di un allenatore che a prescindere vuole sempre giocare. Ma assolutamente no, siamo stati particolarmente sfortunati con Salvatore, perché al primo allenamento in un contrasto ha avuto questo problema al ginocchio che lo porterà a un rientro credo fra 2 o 3 settimane, poi in base a come andrà il percorso di riabilitazione, se non ci saranno intoppi. Presumiamo di sì, ecco questo.